Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Summer Catchers, è un gioco che è senz'altro interessante ma non per tutti. E prima di iniziare i nostri disperati tentativi di completare le quest che abbiamo in corso, vi spiego che cos'è e vi spiego per chi è questo gioco. Allora, prima di tutto, il gioco costa 10 euro, li vale. Allora, questo è un gioco dove interpretiamo Chu, una ragazza che vive nelle terre del nord e ha la voglia di vedere per la prima volta l'estate. Viaggiando nella foresta incontra questo lupo e lui gli dice: guarda, io sono un falegname, posso dirti che devi andare a sud per visitare l'estate, per vedere l'estate, però io sono un falegname e soprattutto un lupo, cosa posso fare? E poi gli viene l'ispirazione e gli crea questa macchina di legno. La macchina di legno la usiamo per viaggiare nel bosco e andremo a tentare più volte di raggiungere l'estate, quindi superare la foresta, raggiungere anche delle stazioni intermedie. Vi faccio vedere subito, così al volo, come funziona il gioco e poi lo andiamo un pochino ad approfondire. Noi viaggiamo, abbiamo questi tre slot che ci mostrano quello che possiamo fare. Quello in mezzo è abbatti l'ostacolo, gli altri due invece in questo caso ci è capitato un razzo che ci permette di fare le salite ripide. Adesso l'ho usato al volo, adesso lo usiamo ancora, ok. Adesso abbiamo il razzo soltanto e infatti non possiamo superare questo, ci serviva la gomma, cioè il salto. Qui non avevamo niente per poter superare quella. Adesso qua usiamo l'accetta che abbattiamo l'albero al volo. Speriamo. Adesso moriamo perché ovviamente non avevamo più. Non abbiamo mai avuto, a dire la verità, in questa partita il salto, cioè la gomma che ci fa saltare gli ostacoli. E quindi la nostra run è finita qui. Ora vi mostro lo shop. Lo shop, vedete lei che torna intanto con la macchinina rotta dal falegname a farla sistemare. Vedete che qua abbiamo lo store. Lo store ci consente, prima di tutto, di... qua abbiamo delle cose bloccate. Di acquistare, vedete, i bumper, che è quello che spinge, in pratica distrugge gli ostacoli. Il jumper, che salta, ne acquisto altri due. Vedete che poi noi più viaggiamo nella foresta, più raccogliamo funghi. I funghi li vedete in alto a sinistra. E li usiamo per acquistare le scorte di queste cose, anche i razzi, poi vabbè, ne ho 7, ok. Mentre invece, se andiamo qua, vedete sulla sinistra, possiamo andare ad acquistare, usando 300 funghi, un nuovo mezzo, magari più veloce. Poi ne abbiamo altri bloccati che si sbloccheranno nel corso dell'avventura, e sotto invece andare a cambiare i nostri cosmetics, diciamo, quindi il cappellino da elfo. Niente, non ci interessa. Il lupo ci dà la possibilità anche di salire di livello, quindi di andare a sbloccare nuovi progetti completando delle missioni. In questo caso vedete che ho abbatti gli alberi. Abbattere gli alberi, curare le piante o piantare degli alberi. Io ho già completato raccogliere 100 funghi. Nel momento in cui accettiamo una quest, noi abbiamo in ogni viaggio 3 slot che vengono, diciamo, scelti casualmente. Quindi ne andiamo a occupare uno ogni tanto, con in questo caso l'accetta per abbattere gli alberi, qua la medicina e qua la piantina da piantare, quindi avremo meno possibilità di ottenere l'oggetto che ci interessa. Qua abbiamo invece la possibilità di leggere la posta quando ci arriva e di comprare delle card. Io ho comprato questa, molto bella. Il gioco in pixel grafica, l'avrete notato, lo trovo particolarmente ispirato e sognante, ecco il termine giusto. È il gioco che fa per voi se... Allora, il gioco costa, ho detto, 10 euro. Se lo trovate a 4,99 euro è imperdibile. A 9,99 euro, quindi 10, ce la fa questo ragionamento. Questo è il classico gioco che, se lavorate in ufficio, avete dei tempi morti, lavorate da casa, insomma, volete passare qui 10 minuti, come si fa normalmente sui mobile game, quei giochi in cui devi guidare la macchinina, ci giocate, vi dà soddisfazione, lo giocate quei due tentativi, uno, due, tre tentativi, poi chiudete e andate a lavoro, va benissimo perché è veramente divertente. Se siete degli hardcore gamer, dei nerd, insomma, che vi sparate, che so, No Man's Sky, Kerbal Space Program, oppure giochi grossi, The Witcher, non fa per voi, perché ovviamente è difficile che vi mettete lì, vi passate una mattinata intera, una nottata intera a giocare a questo gioco. E questo incarna l'essenza indie, dal mio punto di vista.
Adesso abbiamo riparato la cosa e andiamo di nuovo. Vedete, sulla destra vengono generati casualmente. Abbiamo solo dei bumper e un salto. Io mi tengo in mezzo, così dipende cosa mi serve. Vediamo, perché non abbiamo pause, quindi dobbiamo essere veloci. In questo caso dovevamo abbattere l'albero, ma non avevamo l'accetta. Quindi in questo caso salto, vedete che salto, ho preso il salto. Adesso non abbiamo più salti, però abbiamo l'accetta. Ok, ha abbattuto l'albero. E intanto lo vedete cadere. Ne avevo un altro, l'ho mancato. Vabbè, adesso ho il bumper e il salto. Vediamo cosa ci capita. Il salto, salto, perfetto. Adesso abbiamo il razzo e il bumper. Quindi in questo caso mi attacco, perché non ho modo. Anche in questo caso mi attacco. Dovrei usarne uno a caso, in modo da poterne sbloccare altri. E ho sbagliato. Adesso ho il salto e il bumper. Vediamo cosa mi capita. E qua mi serviva il razzo non ce la facciamo, quindi noi cadiamo, ci fracassiamo e perdiamo la partita. Niente, in questo caso torniamo nuovamente indietro e vediamo quanti alberi ci mancano. Ce ne mancano due, quindi dobbiamo fare attenzione adesso a magari finire. Abbiamo 261 funghi della valuta. L'orso adesso, il lupo non so dove sia andato, comunque ripariamo, che è gratuita la riparazione. Il gioco è giocabile in coop e quando siete in gara si può scegliere il tool in due, mentre quando si è nella stazione di servizio del lupo l'altro... ho sbagliato, però ho saltato, quindi va bene comunque. Ok, usiamo il bumper. L'altro giocatore, quando siamo lì nelle stazioni, uno può comprare, l'altro invece può vagare in giro e distruggere, trovare dei collezionabili, insomma sbloccare oggetti segreti. Aia, mi sono praticamente in palla. Devo saltare per forza, perché ragazzi, qua bisogna abbattere l'albero. Ok, fortunatamente ho il razzo, quindi riusciamo a superare questa zona. Adesso abbiamo l'abbattere albero. Speriamo di... no, non ce la facciamo. E infatti il totem ci ha uccisi. Niente, alcuni ostacoli si possono superare in vari modi, tra cui appunto saltarlo, in questo caso solo il bumper. Niente. Adesso possiamo provare, facciamo una prova, dato che siamo qui in... Andiamo a vedere se possiamo, allora, prima di tutto comprare qualcosina, perché poi quando riusciamo ad andare abbastanza avanti arriviamo a delle stazioni intermedie, dei save delle altre stazioni in cui possiamo comprare. Allora, compriamoci questo. Ok, vediamo che cosa cambia. Se va più veloce, se salta di più, insomma. No. Perché, scusatemi, col tasto I possiamo andare a rallentare il tempo. Cos'è questo? Ah, ok, un save game, una sorta di... Vabbè, insomma, e qua cosa posso fare, scusami? Vedere quello che ho ancora nello zaino. Ah, ok, perfetto, questo non lo sapevo. Ah, dovevo abbattere l'albero. Vabbè, adesso usiamo uno di questi razzi perché... Mannaggia. Perché così almeno... Ma no, continuo a sbagliare, che mi faccio distrarre da... Abbiamo il salto adesso. Abbatti l'albero. No, non ce l'ho fatta a prenderlo in tempo. Facciamo un salto, eccolo lì. No, volevo continuare questo gameplay fino al completamento della quest. E ovviamente non è un gioco su cui fare un video lunghissimo, anche se può essere divertente. Comunque non so cosa sia cambiato con questo nuovo mezzo, perché mi sembra più o meno uguale. Non c'è posta, non c'è inganno. Andiamo avanti, continuiamo. Ho buttato via un po' di oggettini, dovrei andare a controllare quanti ne ho, ma tasto I, vediamo, 6, 4, 5 direi che fino a mai. Vediamo se la rischio, non butto via un salto, infatti mi serve. Ok, adesso abbiamo un bumper, li abbiamo tutti adesso. Dovevo usarlo adesso, ma mi sono ipnotizzato. Ok, dovevo usare il salto, ma vabbè, li ho ancora entrambi. Ok, bumper, ancora. Ma continuo ad averli tutti e qua non ho l'accetta. Dovrei saltare a prendere quell'affare lì, ma... Vabbè, aspettiamo il nuovo ostacolo. Intanto continuo a prendere funghi, che fanno sempre bene. No, andava usato l'altro. Vabbè, adesso vediamo se abbiamo la fortuna di... Sì, abbattere l'albero. Ok, ce l'ho fatta, ho usato il bumper. E qua non ho... niente. Niente, dobbiamo tornare subito in pista. Almeno ci prendiamo... Altro, ci prendiamo... Completiamo un'altra quest. Come vi dicevo, sì, qua
possiamo in coop, uno magari commercia, l'altro vaga in giro, e mentre invece in partita si può scegliere in due. Ovviamente è un coop locale. La musica è molto bella, tra l'altro la vendono anche in soundtrack. Ok. E poi ovviamente sarete d'accordo con me nel definire questo gioco non propriamente per tutti. Perché ovviamente il gioco indie originale è questo. Vabbè, che è in pixel grafica, questo può non piacere, però... Ok, abbiamo completato la quest. Ok, vi ammetto che l'ho fatto praticamente a caso. Quindi io vorrei usare un altro razzo perché... mannaggia, abbiamo... abbiamo preso male. Abbiamo finito gli oggetti, quindi è la fine. È la fine per noi, dobbiamo andare... Vabbè, abbiamo fatto due run, quindi abbiamo ottenuto un po' di funghi. Ouch. Something new. Abbiamo fatto qualcosa di nuovo? Che cosa c'è di nuovo? Sì, stiamo seguendo, ma non c'è modo di andare di corsa, quindi camminiamo e vediamo che cosa succede seguendo quella lucciola lì, quel razzo, come lo volete definire. Probabilmente avendo completato la quest abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Andiamo un'occhiata. Wow. Allora, incontri un bellissimo spirito della foresta, insomma. Che cosa fai? Chiudi i tuoi occhi e prova a nasconderti. No, N, vado vicino e gli dico ciao. No. No. Sembra che l'ho spaventato ed è corso via. Vabbè. Comunque, abbiamo completato anche quello. Ora abbiamo 5 piante da curare. Va bene. Abbiamo nuovi oggetti? No, però devo comprarli perché non li ho più, quindi abbiamo... Teniamone magari 7, 8 per tipo, vediamo se ce la facciamo. 8 per tipo, va bene. Non abbiamo altro da prendere qua. Prendiamo il cappello da elfo, Vai. Vediamo che siamo qua, balliamo, insomma. Vabbè, andiamo. Ripariamo nuovamente la... Mi viene slitta, ma in realtà slitta non c'è niente. Ok. Ah, ok, vedete qua per curare le piante abbiamo questo. Ok. Mannaggia. Ok, curata la prima. Qua schiattiamo. Come se non ci fosse un domani. Ok. Cura la pianta. Abbiamo due salti adesso da fare. Olè. Saltiamo il 2. Saltiamo il 3. Il 4 non l'abbiamo saltato, ma pazienza. Mannaggia, non abbiamo altre piante. Ho preso quello che non so cosa sia, ma... Comunque, razzo. Abbiamo un sacco di funghi. Ok, mamma mia, ce l'ho fatta al pelo. Salto. No, vabbè, pazienza. È andata anche discretamente bene questa, Ma perché questo qui... Ok, no, vabbè, quello va bene. Ma volevo... Ah, ok, vediamo un po' che cosa vuole... Ci sono, ci sono piante speciali nella foresta. Sono rare e veramente vulnerabili. Devo guardare di salvarle dagli insetti. Ah, ok, lo faccio io. Sì, è quello che sto già facendo. Ok, perfetto. Qua non c'è nulla, che poi in realtà serve per invitare amici, quindi... niente, qua. Poi ovviamente quando diventeremo bravi si potrà andare avanti e si partirà sempre più vicini in altre stazioni. Diciamo questa è la prima.
dove possiamo andare a ricominciare la partita ogni volta, e man mano si avanza verso l'estate che poi determina la fine del gioco. È divertente, già alla fine si spendono 10 euro, poi magari lo si troverà scontato tra un po', si spendono 10 euro per cose che magari durano 10 minuti, tipo un panino. Quindi, insomma, da valutare, dipende quanto siete appassionati di indie, quanto vi può piacere un passatempo, perché è la vera definizione di questo gioco. Mannaggia, ho sbagliato. Vabbè. Razzo. È difficile che si vada a usare il razzo, da quello che ho notato. Io mi tengo pronto il salto. Che se in realtà andava usato quello. Va bene ragazzi, allora facciamo un'ultima try, un ultimo tentativo. Così chiudiamo Summer Catchers. Sembra essere molto molto particolare. Non per tutti, come ho detto. Spero di avervi spiegato, non è che ci fosse molto da spiegare, però. Adesso completiamo magari la quest. Curiamo la pianta. Ce ne manca una da curare ancora. Vediamo se ce la facciamo. Salto. Salto ancora. E adesso non l'abbiamo, mi spiace. Eh no, mi spiace, ma non l'abbiamo. Io uso questo adesso perché ho necessità che mi salti fuori qualcos'altro. Mannaggia, mi distraggo. Niente. No, che poi si va in palla e si va a sbagliare. Vabbè, niente ragazzi, fatemi sapere ovviamente come sempre che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!